Io ho fatto uscire il mio primo disco, primo appuntamento d'aprile, e in seguito ho conosciuto Gemello. Era fine maggio e ci siamo continuati a sentire per tutta l'estate. E a settembre ho scritto la prima strofa e il ritornello di Sabato Sera, che poi ho mandato a Gemello e insomma gli è piaciuto e ha deciso di scrivere la sua strofa. Così è nata Sabato Sera. Entrambi sul treno, ma con direzione diversa. E sarà che ci perdiamo negli stessi passi, in due case non Lavorare con Andrea è stato bellissimo perché lui è un artista incredibile e soprattutto a tutto tondo. È un grande autore, è un grande pittore, quindi è stato fantastico. E poi c'è stato un dialogo molto aperto e devo dire ci siamo trovati molto nella realizzazione di Sabato Sera. Andrea l'ho conosciuto al mio primo live a Roma, agli Ex Magazzini. Questa è una storia divertente fatta di coincidenze perché appunto Gemello camminava per il quartiere Ostiense quando ha visto tutta questa fila di ragazzi fuori appunto dagli Ex Magazzini e spinto dalla curiosità ha chiesto chi suona questa sera agli Ex Magazzini e gli hanno risposto Peter White. Lui pensava fosse un cantatore di Atlanta o comunque americano e ha deciso di entrare a sentire. Gli sono piaciuto, ci siamo sentiti dopo il concerto e abbiamo deciso di fare una canzone insieme. la felpa rossa, gli occhi scuri e il tuo universo in testa. Guarda, ho aperto il cielo per Per quanto l'estate. riguarda invece il sabato sera del lockdown, in generale la quarantena è stato un periodo difficile per tutti. I sabato sera sono stati per lo più noiosi, però allo stesso tempo sono stati un momento di riflessione intenso su tutti i sabato sera passati, ma anche di cosa vorrò fare nei sabato sera futuri. Non ho uno schema fisso, nel senso che comunque alterno la scrittura a casa, che è l'ambiente che prediligo solitamente, però anche a momenti di condivisione nello studio sono molto importanti, perché secondo me la musica si concretizza attraverso la condivisione, cioè uno riesce a capire se la propria idea può funzionare quando appunto la esprime anche ad altre persone e ha un ritorno. Quindi una giornata lavorativa, diciamo, non è fissa, ma dipende. Ci sono delle giornate lavorative in casa in cui magari mi concentro più sui testi e invece delle giornate lavorative in studio dove magari lavoro più alla parte musicale insieme a Niagara e Polare, che sono i miei due produttori che saluto. E insomma, è abbastanza varia, ma secondo me è proprio questo il punto di forza. Bicchiere di vetro, il vino rosso dondola come una gondola. Secondo me non ci si può guardare indietro e dire da quel giorno ho fatto musica, perché appunto è un percorso fatto di piccoli traguardi e piccole tappe. Sicuramente ho sempre avuto una grande passione per la scrittura e su un binario parallelo una grande passione per la musica. Ho iniziato ascoltando tanti dischi, poi ho fatto chitarra. E piano piano sono arrivato a farlo diventare un mestiere. Sono fortunato perché in questo caso la mia passione è il mio Per mestiere. casa, ma tu non ci sei. La stanza è vuota, ho un nodo alla gola. Il tempo che vola, ma tu non E ci diciamo che sei. non posso dirvi tutto, però posso dirvi che il prossimo singolo che esce fa parte di un lavoro più ampio. E se devo dare proprio uno spoiler in più, vi dico che per il prossimo singolo dovrete preparare una bottiglia di vino e scegliere bene con chi berla. Io vedo una grande città, i miei baci. Per quanto riguarda la questione live, sicuramente sono dispiaciutissimo perché vorrei suonare ovunque partendo da Roma, la mia città. Invece delle alternative in streaming penso che siano un interessante metodo di intrattenimento che però non sostituiscono il calore e il trasporto del live. Quindi diciamo che ora come ora non ho ancora in mente niente di preciso, però ci stiamo lavorando. Passeranno i propositi del nuovo anno e passerà settembre, passeranno esami e passeranno Colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutti i lettori di Re Giovani. Ciao! passeranno amici e sai quello che fai e non quello che dici.